Uno sguardo al recentissimo passato, uno sguardo invece all'immediato futuro. Dopo il Torino, prima dell'Atalanta, che Verona c'è e che Luca Siligardi c'è? Ma più che altro che Verona, oltre a me, perché comunque l'importante è sempre la squadra oltre al singolo. E un Verona carico, pronto per andare a Bergamo a vincere e per riprendersi un po' anche dal pareggio, insomma, che c'è stato abbastanza stretto contro il Torino. Ma appunto dicevamo Bergamo, Atalanta che arriva comunque in un buon momento, il Verona arriva, risultati non sono stati così favorevoli rispetto alla mole di gioco che è stata espressa invece. Partita dura, partita tosta, partita quanto difficile quella di domenica? Ma sicuramente tanto, perché appunto andiamo a giocarci un primo scontro salvezza, ecco, quindi dobbiamo andare là, correre più di loro, aver più voglia di loro, più grinta e tutto per comunque vincere, perché ci manca una vittoria, ecco, ci manca la vittoria, che è quella che deve dare incoraggiamento a tutta la squadra, che non che manchi, però insomma farebbe molto bene. Ne parlavamo prima con colleghi, con il tuo predecessore, ossia Nando Coppola, è anche l'inizio di un piccolo tour de force. Ecco, da queste tre partite quante risposte devono dare su quelli che possono essere gli obiettivi del Verona? Dobbiamo dare più obiettivi, più cose positive possibili, ecco. Naturalmente il gioco comunque non ci manca, nel senso che comunque creiamo, siamo una squadra compatta e quindi dobbiamo cercare di comunque trovare qualcosa di positivo che ci aiuti, insomma, ad andare a vincere, insomma, che è quello che ci manca alla fine. Quanto vi sta pesando questa situazione, Luca? Quella appunto di non vincere, di non aver fatto i tre punti? Dispiace, perché appunto secondo me abbiamo raccolto poco rispetto a quello che abbiamo fatto. Non deve essere non un problema, però non deve essere pesante questa situazione, perché sennò dopo secondo me diventa peggio, quindi bisogna cercare di lavorare come stiamo lavorando e poi dopo chi raccoglie prima o poi semina, quindi è questione anche secondo me di tempo.